Mega J, il nostro rotocalco bisettimanale, Super J vi dà il benvenuto. Noi torniamo in realtà per due puntate molto belle dedicate al clima natalizio. Questa sera 23 dicembre, domani sera 24 dicembre saremo in vostra compagnia per raccontarvi un pochino gli usi, i costumi, le tradizioni, i presepi dei nostri territori, perché insomma vogliamo un po' raccontare quello che accade in questi giorni, ma anche nei prossimi, durante le classiche feste natalizie e dei nostri ragazzi che sono liberi dagli impegni scolastici, ma perché no, è un ritrovarsi anche in famiglia passeggiando fra le varie attrazioni dei nostri territori. Io questa sera ho quattro validissimi protagonisti che ci racconteranno effettivamente quello che le associazioni, le proloco, le amministrazioni comunali organizzano proprio per renderci più magica l'atmosfera natalizia, e sarà così anche per domani sera. Quindi insomma grazie a questi amici che hanno accettato l'invito a stare con noi questa sera, togliendo, rubando del tempo alle famiglie. E qui insomma veramente grazie, grazie vale doppio, doppio. Mauro Lucentini da Monte Granaro, buonasera, benvenuto. Buonasera. Il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, buonasera. Buonasera. Buonasera anche ad Angela Di Stefano per quanto riguarda Giulianova, buonasera. Buonasera. Alessandro Ciarrocchi per Cupra Marittima. Buonasera. Grazie, grazie, perché voi ci racconterete effettivamente quello che organizzate da tantissimi anni, lo fate con passione, lo fate veramente a tempo perso, ma lo fate con la voglia di regalare ai cittadini e a tutti i turisti che arrivano da fuori la magia e l'atmosfera di Natale. Enrico Piergallini, io inizierei proprio da te, ci diamo del tu, perché poi in queste feste natalizie qui mancano i cappellini di Babbo Natale, mancano i dolcetti, però... Per il resto non deve mancare la voglia di stare insieme e l'amicizia. Inizio dal sindaco di Grottammare, anche perché io so che Grottammare e Cupra Marittima a una certa ci lasceranno, quindi sì, sì. Cerchiamo di dire il più possibile per quanto riguarda le vostre realtà. Che cosa succede a Grottammare durante il periodo natalizio e durante questi giorni che viviamo? Ah, succedono tante cose, diciamo, il calendario è molto ricco, ma dobbiamo andare al sodo, a quello che è l'evento principale, la 12ª edizione quest'anno del presepe vivente di Grottammare. 12 anni fa Fabrizio Rosati, che è l'attuale presidente, ebbe questa intuizione di utilizzare la scenografia del vecchio incassato di Grottammare, che è uno dei borghi più belli d'Italia, come spazio ideale per ospitare un presepe vivente. Sembrò al tempo un rischio, perché in pochissimo tempo organizzare una cosa del genere sembrava impossibile, invece siamo al 12° anno e con grande soddisfazione possiamo dire che è uno dei presepi più belli del centro Italia sicuramente. Ma vi siete fatti un giro nel centro Italia per capire le altre realtà? Beh, diciamo, perché... io non ho fatto tantissimi giri per i presepi, li ha fatti però Fabrizio, che prima di organizzarlo insomma aveva valutato tutte quante le altre situazioni dei presepi del centro Italia, ma vediamo anche gli attestati di stima che vengono via email, insomma è molto partecipato, una media dai 10.000 ai 15.000 visitatori nelle tre giornate del 26, del primo e del 6, e poi insomma possiamo dire che il grande successo è anche dato da tutta quanta la cornice insomma del presepe. La particolarità del presepe di Grottammare, lo dico perché lo conosco bene, è quella che i cittadini del Paese Alto di Grottammare aprono le loro cantine, certo. Le mettono a disposizione per simulare le varie scenette, c'è il fabbro, c'è quella che lava i panni, esatto. C'è quella che fa il sapone. È 1,5 km di percorso all'incirca, 1,4 km, si parte, diciamo quest'anno l'ingresso non sarà nel basso, ma si partirà dall'alto, quindi dal parcheggio, dal grande parcheggio del vecchio incassato ci sarà l'ingresso per seguire questo 1,5 km quasi di percorso. Circa 50 situazioni di rappresentazione che fanno capire come il presepe alla fine sì abbia al centro la Sacra Famiglia, ma sia anche il racconto di tutta quanto una comunità che ha assistito all'evento. Ed il racconto che avviene a Grottammare è un racconto prevalentemente dei vecchi mestieri, della povertà, con tutte quante quelle situazioni, alcune tradizionali in 12 anni, ma ogni anno con una particolare novità. E diciamo gli spazi che sono allestiti sono proprio le cantine delle case che vengono aperte per l'occasione. Il nome della città è Grottammare perché insomma tutto quanto il borgo è particolarmente diciamo presente, con grotte, anfratti, piccoli tunnel, piccoli cunicoli, e passeggiare per le strade e vedere allestite le scene insomma è particolarmente suggestivo. Eh sì, poi dopo raccontiamo anche sì, sì. Diverse cose carine come all'ingresso la moneta al centro, eccetera, sì, sì, sì.
Fra poco raccontiamo Grotta a Mare quello che ha da, insomma, dire ulteriormente per lo specifico di questo presepe molto bello. Cupra Marittima, Alessandro Ciarrocchi. Insomma, da poco si è fatto qualcosa a Cupra Marittima, però torniamo col presepe invece, sì, questa volta. Con il presepe che è la 39esima edizione, dal 1976 la prima edizione di questo presepe permanente. Statico, poliscenico, di arte tecnica spagnola, Paolo Fontana. Quindi riaprirà a Natale i battenti della Chiesa dell'Annunziata, che ospita questo presepe poliscenico. Allora, sono Alessandro, domani diorami. È 24. Apre a Natale significa 24 o 25? Quando apre questo presepe? Il 25. Il 25, quindi già a che ora possiamo arrivare? Alle 15 del pomeriggio fino alle 18, ogni giorno fino al 31 gennaio. Quindi insomma un mese... Ogni giorno, sia feriali che festivi, dalle ore 15 alle ore 18. Quindi dove si trova precisamente questo? Si trova a Marano, che è un borgo medievale, l'antico Marano, perché nel 1862 Marano cambiò nome e prese il nome di Cupra Marittima, in onore della Dea Cupra, eccetera, per editto di Re Vittorio Emanuele. Marano è il borgo alto, oggi castello, in Colle Alto di Cupra Marittima. Ecco, ecco. E la chiesa è quella dell'Annunziata, pittoresco, sud, è abbarbicata su una collina. E la chiesa è del 1512, fu subito aggregata ai Domenicani e nel 1972 fu abbandonata perché il paese tutto intero fu abbandonato a favore di Cupra Marittima Bassa, e non più ufficiata, per cui fu dedicata dal vescovo a questi maestri presepisti cuprensi. Bello. Che hanno fatto negli anni 19 diorami rappresentanti la vita di Gesù, anzi il piano divino della salvezza, perché parte dal Vecchio Testamento, dalla cacciata di Adamo ed Eva fino alla resurrezione di Gesù. Ecco la particolarità devozionale, la particolarità cultuale di questo presepe allestito a Cupra Marittima. Come mai mi parlavi di spagnolo, presepe spagnolo? Sì, è una tecnica spagnola, quella di usare il gesso, perché questi diorami sono rappresentati in gesso, è una miniaturistica in gesso, con le statuine in terracotta e le piante verdi di famosi artisti spagnoli catalani, artisti catalani. I miei amici hanno imparato, perché allora si occupavano soltanto i miei amici, io sono subentrato successivamente nel 2000, diciamo, e a far parte di loro, di questa associazione presepistica, Amici del Presepe, e andavano in Spagna a prendere queste statuine da loro ordinate, commissionate. Là rimanevano circa una settimana ad imparare l'arte e la tecnica del gesso da questi artigiani. Poi ritornavano e d'inverno lavoravano per fare una scena alla volta. Com'è che si dice? In gesso, lavorata e scrupolosamente graffiata e pitturata. Quindi perché... gli spagnoli usano questa tecnica perché meglio rappresenta il paesaggio arido palestinese dove questi fatti si sono svolti. Esatto. Quindi, volendo fare una rappresentazione più realistica, hanno scelto questa tecnica diminuendo, mettendo al minimo l'uso del muschio, il quale si deperisce, quindi i presepi di muschio vengono demoliti, abbattuti ad ogni epifania e poi rifatti successivamente ogni anno. Invece il presepe in gesso permette di goderci quest'opera d'arte tutto l'anno, anche da parte dei turisti, specialmente d'estate. Ecco, è aperto anche d'estate questo presepe, però dicevo, è il caso di dire impara l'arte e mettila da parte. Andavano in Spagna a imparare l'arte e se la riportavano a casa. Sì. Bravissimi davvero, di solito lo fanno altri con noi italiani e non stiamo qui a dire chi, magari fanno anche le fotografie. In questo caso siamo stati furbi noi a imparare l'arte, o voi perlomeno a imparare l'arte catalana. Che, ecco, allora arrivano le immagini dalla regia, Alessandro, e queste fotografie le vediamo sul sito che avete a disposizione. La gallery, questo rappresenta Mosè. Le tavole della legge, il roveto ardente, come ho detto, parte dal Vecchio Testamento, ecco perché è denominato anche piano divino della salvezza. È il vecchio nel nuovo, il nuovo nel vecchio, ecco.
il Vecchio Testamento. Che convivono contemporaneamente, sì, no? Sì, il Vecchio, sì, con il Nuovo. In questo presepe l'annunciato è Gesù, praticamente l'annunciazione. Infatti la Chiesa è la Chiesa dell'Annunziata, e l'Annunziata è la parola di Dio che si fa carne in Gesù Cristo. Poi c'è la predicazione da parte di Gesù Cristo, la morte e la resurrezione. Ecco perché è un presepe anche pasquale, un presepe di resurrezione, e siamo aperti anche a Pasqua. Ecco, oltre che d'estate e in autunno, alla festa della Madonna del Rosario, il 7 ottobre, e 25 marzo, festa dell'Annunziata. Ecco, quindi tante aperture per far sì che in tanti possano godere. Questa è la visita a Santa Elisabetta. Vedete, Maria, il Magnificat, la scena del Magnificat. Maria, dopo aver avuto l'annuncio, va a visitare sua cugina Elisabetta, anziana, circa 75 anni. E dietro vediamo Zaccaria, il marito, che rimase ammutolito. Ci credo. E, e gli spagnoli sono bravissimi, hanno fatto questa scenografia, questa statuina, proprio sembra ammutolito Zaccaria, perché non credeva che la moglie 75 anni e lui 80, la moglie dichiarata sterile, potesse dare alla luce un figlio. E Maria va a salutare Elisabetta. E dalla scorsa domenica è stato proprio questo, la festa dell'annuncio, e Maria saluta Elisabetta, e nel grembo di Elisabetta sussulta il figlio alla vista di Maria, ma soprattutto alla vista che nel grembo di Maria c'era già Gesù. Insomma, questa è una storia. Quindi ecco un presepe culturale e un presepe devozionale, e molti vengono, abbiamo circa 3.000 firme sul registro ogni anno. Eccone un'altra di scena, Alessandro, ma fra poco ne vedremo altre di scene del presepe. Questa è Maria che ha partorito, stanca del viaggio, ha avuto le doglie e riposa. E vediamo Giuseppe, pure lui stanco, riposa, ma sereno. Gesù bambino già ha il copricapo palestinese. E vedete il bue e l'asinello che stanno da una parte nella realtà. E insomma, parleremo di questi presepi nell'arco della nostra serata, perché si sa, l'appuntamento natalizio non è soltanto la parte commerciale, la fretta al regalo, l'acquisto dell'ultimo minuto, la gara a chi fa il regalo più grande, a chi fa il regalo più costoso, il cercare di addobbare il più possibile l'albero, no? Con tanti pacchetti sotto, ma fondamentalmente il Natale è altra cosa e lo vogliamo celebrare in questa maniera. Io chiedo l'aiuto quindi dei nostri amici questa sera, che ci raccontano in realtà come vivono loro il presepe nelle loro realtà. Angela, Giulianova, ecco, come reagisce all'appuntamento natalizio? Allora, l'amministrazione comunale giugliese ha messo in campo un calendario, un evento Giulianova, e il presepe vivente possiamo dire che è l'evento principale, trascina un po' anche gli altri. Volevo dirvi una cosa, sì, che ascoltando gli amici sentivo che il mio presepe assomiglia un po' all'uno e un po' all'altro, no? Ed è, questo è molto bello. Bellissimo. Perché le tradizioni si rincorrono e sono tradizioni da non lasciar correre, non lasciar perdere. Mi sembrava anche in questo momento culturale che stiamo vivendo, la nostra tradizione messa a servizio degli altri. Noi già siamo a servizio, no? Mi sembrava bella questa cosa. Beh, mi fa piacere questa tua testimonianza, Angela, perché mi sta succedendo questo con Super J e il nostro programma Mega J. Puntualmente, due volte a settimana, io metto insieme quattro ospiti che non si conoscono, spesso e volentieri non si conoscono fra di loro, ma nascono delle amicizie, delle collaborazioni, a fine puntata, lo scambio dei numeri di telefono, e questo mi fa veramente piacere. Certo. Perché che significa? Che vi incontrate nel progetto, che chiaramente è uguale un pochino per tutti, soprattutto è il tema che certo, viviamo, e magari anche da questa serata può uscire fuori una collaborazione prossima, o perché no, per dei gemellaggi. Certo. Ma chi l'ha detto che dobbiamo fare per forza una cosa bellissima e lasciarcela chiusa in casa? Magari nascono dei gemellaggi, certo, delle collaborazioni, e ci si può scambiare, perché no, anche il patrocinio, oppure certo, la collaborazione, vengono fuori delle cose molto belle. Perfetto, questo sta da fare. Quando si fa? Quel benissimo. Allora, quando il nostro presepe questo? Si fa giorno 26, ed è un presepe vivente che si svolge al centro storico di Giulianova. La parte alta. Alla parte alta, che è del 1400 e del 1500. Vediamo la locandina, sì, insieme. Eccolo. E questa la locandina è un angelo, è l'angelo che è con il liuto, ed è di Mellozzo da Forlì, del 1400. È stato, adesso nella Pinacoteca Vaticana.
ecco. La scelta, cosa dire di questo nostro presepe? Che è un presepe fatto coralmente, insieme, come se fossimo una famiglia da alcuni anni oramai. Il presepe è alla 20ª edizione, io sono collaboro a questo presepe ormai da 5 o 7 anni, non ricordo bene, ed è un continuo mettersi in discussione, sì. Dare il proprio contributo, la propria competenza e risentire gli altri per che dici va bene, facciamo così, facciamo di che poi è difficilissimo mettere insieme sì, tante ecco, teste ed è quello, lì è il bello, perché a volte si tratta anche di perdere un po' la propria idea, però sì. Poi la ritrovi magari più bella, sì. Ecco, senza per questo metterti tappetino zerbino, esatto. No, ecco, collaborazione, ecco, la collaborazione è il termine che ci unisce. Che cosa dire di questo presepe? Un presepe che, come dicevo, richiama un po' l'oro, è il centro storico, come dicevi tu, è la ricerca dei dati scritturistici. Allora, il centro storico, come diceva Grottammare, è la ricerca scritturistica in basi bibliche, come diceva il nostro amico di Cupra Marittima. Ecco. Ci ritroviamo tutti a Giulianova, ragazzi? Sì, è proprio così. Allora, lo realizzerete soltanto per il 26? Solo il 26. Cioè, un anno intero di lavoro per una serata, dalle 18 sì. alle 22, sì. Angela? Questo è per rispetto per i figuranti, perché il tempo non è sempre clemente, sì. Le persone lavorano, fanno questo servizio, sì. Gratis, questo volontariato, ecco così. Per cui qualche edizione fa facevamo due, sì, qualche tempo fa, qualche anno, ecco, due appuntamenti, adesso ne abbiamo ridotto ad uno. Però la folla, ecco, vedo già che ci sono delle immagini. Sì, ecco. Le vediamo insieme, sì. Dai. Sentiamo anche un po' di musica di sottofondo. Sì, sì. Presepe vivente, Giulianova. È 26 dicembre, quest'anno il titolo è Un cantico di gioia. Insomma, immagini che ci fanno già capire in realtà che cosa ci aspetta il presepe vivente di Giulianova. Sì. E vedo tantissime persone, ma tanti bambini che partecipano. Sono, io infatti, oltre 200 figuranti, ecco. Diversi bambini, sì, anche diversi. Io sono un'insegnante e molti dei miei bambini vengono con le rispettive famiglie, quindi anche un aggancio con la famiglia per anche questa trasmissione della cultura, no? La particolarità, che dicevo, era questa accuratezza dei vestiti e dell'ambientazione. Questo, ecco, lo curiamo tantissimo. Avete fatto studio per questo, sì, no? Sì, così, sì. Come tutti gli altri, sì, amici annuiscono, sì. Beh, è normale che, sì, sia così. Che tipo di studio avete fatto per, allora, tirar fuori questi costumi? Questi, a parte gli studi che ho io specifici del settore, che è quello di essere gli studi di teologia, e poi anche le ricerche che io dall'estate in genere comincio a lavorarci su queste cose, e lo lavoriamo insieme anche con Domenico, che io lo chiamo il direttore artistico. Lo salutiamo, Domenico Canazza. Canazza, ecco, perfetto. Sì. Ecco, lavoriamo con lui e magari, ecco, io lavorando con lui analizziamo anche i particolari, però come dicevo prima, anche un lavoro corale di famiglia, quindi magari, ecco, magari se qualcuno si accorge di qualcosa, vediamo questo. Perfino i calzini, perfino il vestito, tutto viene visto sotto questo aspetto, perché
i calzari, sì. Ecco, i calzini che mettiamo sopra le scarpe, sì. Perché le scarpe non devono vedersi, sì, ecco, anche se fa freddo. Ecco. Per cui tutta questa, ecco, questa ricerca accurata, proprio per ridare uno specchio vero della realtà di 2000 anni fa all'incirca. Dicevo precedentemente che non è solamente di 2000 anni fa, lo scorso anno oro, incenso e mirra, abbiamo fatto una ricerca anche dell'antico Egitto, oltre che dell'impero romano, per cui l'oro, quindi il percorso che faceva l'oro, oppure le spezie, no, che venivano dal Medio Oriente. Per cui questo studio particolareggiato proprio per voler dare una conoscenza esatta, che a volte si sentono in giro delle cose, sì, non... Io sentivo, rabbrividivo i primi anni, dice, no, non è così, no? Ecco, però piano piano poi la cultura come va sminuzzata per renderla fruibile a tutti. Bene, questo è importante. Vabbè, puoi vedere questo... Femmina o maschietto? Allora, sono in genere maschietti, sì. Sono gli ultimi bambini che sono stati battezzati per ultimi nella parrocchia di San Flaviano, sì, negli ultimi mesi, da settembre, e poi i bambini sono circa 3 o 4, quindi li cambiamo, i genitori sono dentro pure. Questa è la cripta di San Flaviano e questa è l'edizione dello scorso anno. Bene, bene, quindi insomma edizioni anche fresche da poter vedere, sì, insieme, sì. Allora facciamo una cosa, noi ci fermiamo qui, l'atmosfera è più natalizia che mai, restate con noi, fra poco Mega J torna. Torniamo Mega J, questa sera vi racconta, ma lo faremo anche domani sera per un caldo 24 dicembre. Dicevo, vi racconta questa sera il presepe, vi racconta la tradizione, gli usi, i costumi, i borghi antichi di questi paesi che sono così belli tra Marche e Abruzzo, che davvero non dobbiamo farci scappare questi appuntamenti legati alla tradizione. E allora abbiamo sentito gli amici di Grotta a Mare, di Cupra Marittima, di Giulianova, li metto un pochino in stand by e do il benvenuto al nostro amico Mauro Lucentini per quanto riguarda Monte Granaro. Che cosa più lontano, succede? Diciamo. Lontano, tanti chilometri, però ci ha raggiunto e questo veramente mi fa piacere. Grazie Mauro, davvero. Intanto ringrazio voi per l'ospitalità e saluto i nuovi amici, come diceva prima Angela, di Grotta a Mare, Cupra e Giulianova, perché poi io ci avevo in mente di dire tante cose, poi avete detto tutto voi, perché un po' come diceva Angela, quello che io sento da loro è un po' quello che abbiamo vissuto anche noi e le nostre esperienze. Che storia ha il vostro presepe? Guarda, personalmente io vengo da un'esperienza associativa col gruppo scout, quindi noi abbiamo iniziato tanti anni fa a fare dei presepi, però molto sporadici, non erano appuntamenti fissi. E poi Monte Granaro è una città molto ricca di associazioni, sia culturali che di volontariato, circa 70 associazioni, però ognuna lavora per conto suo. Allora serviva una manifestazione per metterle insieme. E allora siamo partiti 3 anni fa, in pianta stabile. E il primo anno il presepe si svolge al centro storico di Monte Granaro, quindi anche qui ritorna un po' le affinità con gli altri. E siamo partiti con 5 associazioni, l'anno scorso 17, quest'anno siamo 35. Diventa quasi ingestibile perché sicuramente i numeri sono aumentati piano piano, quest'anno siamo circa 600 figuranti. Mamma mia! Quindi non è facile tenerli insieme. Tanto per una che popolazione di Monte Granaro di quanto? Di circa 13.000 abitanti. Una grande presenza. Molta presenza. Poi Monte Granaro è conosciuta per le scarpe, Monte Granaro, sì, è conosciuta per il basket e anche Giulianova, cioè abbiamo molte affinità anche con loro sotto questo punto di vista. Diciamo che la solidarietà è il comune denominatore di questo discorso qui. Quindi io ho chiesto personalmente, io ho fatto anche l'amministratore in passato, ho avuto degli incarichi assessorili, ma quello che piace a me è la vita associativa, perché dico una manifestazione che riunisca tutti. E come dicevi prima te, momento questo, un momento dove la solidarietà è importante, sì, dove riaffermare alcune radici storiche, culturali, tradizioni del presepe è importante. Quindi questa cosa è nata spontaneamente ed oggi ne siamo talmente tanti, tanto che la manifestazione è arrivata anche... Eccolo qua, il manifesto del vostro, sì, la locandina del vostro... Batti, queste sono tutte le associazioni, non c'era più spazio. e poi, ecco, se adesso andiamo avanti, come vedete ci sono anche i patrocini del Senato della Repubblica, Consiglio regionale, Gemelli di Roma, che c'è una sezione Gemelli Arte, il Policlinico Gemelli, Regione, quant'altro, Provincia e via, tutti i comuni più grandi. E devo ringraziare anche tutti gli sponsor che non voglio nominare, ma che sono un po' i calzaturieri e tutte le attività di Monte Granaro che ci hanno messo sia la faccia e ci hanno messo il proprio contributo, perché sappiamo, certo, che
No, sindaco, in questo momento chiedere soldi ai comuni diventa molto difficile. Si parla proprio in modo arcaico questa sera. No, non c'è un euro, non c'è una lira. Quindi, no, perché scusate, la lira c'è cara. Non c'è uno scudo. Non c'è uno scudo. E anche noi, a proposito, abbiamo fatto la moneta che è il grano, praticamente Montegranaro era il vecchio granaio dei romani a tempo, all'epoca, e quindi anche noi abbiamo coniato la moneta, che è un grano praticamente, sostituiamo con l'euro per una sera, per due sere, perché quest'anno l'appuntamento noi abbiamo fatto il contrario, siamo partiti dal 26, quest'anno facciamo 26-27, quindi da una serata, chi diventa, no, due serate, una serata sola, e chi invece sì, ne fa due. Perché questo? Perché giustamente, come dice Angela, abbiamo lavorato io personalmente per 3-4 mesi insieme a Massimiliano, che saluto, che mi ha accompagnato qua, però io porto la voce di tutti quanti, e lavoriamo mesi e mesi, poi ti accorgi che finite le 4 ore e finito tutto. Esatto, cioè, bruci, è un po' come tutto. Quando stappi la bottiglia di spumante, esatto. No? Che in un attimo, o come il giorno del matrimonio. Perfetto, però quello dopo te lo ricordi. Magari con le rate da pagare. Quindi un po' tutti gli anni diciamo, l'anno prossimo lo facciamo due giorni. Poi quando ritorniamo a programmare dicono, due giorni, quest'anno ci siamo imposti di farlo. Tanto che sono diventate 61 scene, abbiamo integrato con molti animali, abbiamo tre cammelli, abbiamo... I cammelli? Sì, tre cammelli. Scusate, ma da dove li avete presi i cammelli? Voi non sapete che a Treia, in provincia di Macerata... Sì. C'è un certo Mario Cherubini, che è un amico tra l'altro, sì, lo salutiamo, che è un vecchio organizzatore di presepi, perché anche lì nasce con questa tradizione. Poi lui, sono avanzati i cammelli. Lui c'ha tre cammelli, c'ha gli asini, c'ha tutto. Loro facevano un grande presepe vivente, e che non si fa più perché probabilmente gli organizzatori poi hanno fatto altro. E poi lui ha coltivato questa tradizione, questa cultura, è andato in Africa, ha trovato anche la moglie che viene dal Marocco, quindi è tutta, c'ha molte cose, molte affinità con il presepe, e lui ci dà questi cammelli. Poi abbiamo naturalmente la stanza dei serpenti, le danzatrici con i serpenti, i domatori sempre di serpenti, poi tutti gli animali, insomma, via via. Bello. Ne sono tantissimi, tantissimi. Quindi insomma anche da voi un presepe all'aperto. Presepe all'aperto. E che si fa tappa dopo tappa? Oh, io dico una cosa, sì, si parte dalla porta marina, che è la porta del paese, e poi si snocciola tutto all'interno del centro storico, che come negli altri paesi, come un po' la storia d'Italia, i centri, i borghi vengono un po' abbandonati, no, a favore delle periferie, quindi è un po' anche per rivivere e per riportare la gente al centro storico. Questa è una cosa. L'altra cosa che volevo dire è che non volevamo rimanesse una mera manifestazione tradizionale di cultura e di storia, quindi abbiamo un po' legato questo presepe ad alcune attività che abbiamo svolto nel mese di dicembre, e quindi ci siamo inventati una manifestazione che io non ti ho detto, che però se guardi la locandina... Caro Mauro, ti fermi, ti blocco, perché è stata molto bella. Che hai questa chicca da raccontarci, lasciamo l'attesa. Perfetto. Perché? Perché insomma fra poco i nostri amici di Cupra Marittima e Grottamare ci lasceranno, devono scappare, allora a questo punto io ritorno su di loro per farci raccontare ulteriormente l'appuntamento legato al presepe vivente di Grottamare. In questo caso, caro sindaco, sentiti gli amici delle altre realtà, che cosa ti è venuto in mente? Ma ci sono tante energie in giro, veramente tantissime, che alla fine a Grottamare, come a Cupra, come a Giulianova, come a Montegranaro, tutti lavorano per fare in modo che sotto le feste, che uno pensa è il tempo che dedica alla famiglia o a se stesso, invece molte persone si mettono in gioco per creare vita nei loro paesi, il che non è scontato, quindi già è un bellissimo segno di speranza che andrebbe messo in faccia a chi tutti i giorni magari si lamenta che le cose non funzionano. Ci sono tante cose che funzionano. Sì, sì, anche questo è anche qualcosa che viene data è il segno, alla cittadinanza. 600 persone che si organizzano per il presepe vivente, è una cosa impressionante. Quindi diciamo non che, è facile. Ecco, diciamo dopo che quindi la generosità è enorme, vediamo. Perché capiamo che c'è tutto quanto una parte dei territori italiani che dovrebbe essere raccontata in maniera migliore e anche in maniera più entusiasmante, perché c'è tutta un'altra Italia che non è quella corrotta, quella esatto. Menefreghista, insomma. E io lo faccio, che ci racconta. Esatto, quindi... Sono...
veramente onore al merito. Poi tante, diciamo, tante somiglianze, quindi diciamo, ecco, per esempio anche la caratteristica del presepe di Grottammare è che dal primo anno ha coniato una moneta che ogni anno riporta il simbolo del tema scelto, perché a Grottammare ogni edizione è intitolata a delle particolari figure, una volta ai pescatori, una volta ai funai, quest'anno agli anziani ad esempio, un anno ai bambini, e si è creata una piccola collezione di monete che poi negli ultimi anni è stata integrata da una seconda moneta che viene forgiata e proprio stampata al centro di Piazza Peretti, una pruta ebraica, quindi insomma moneta del tempo proprio dell'ambientazione, disegnata in loco, forgiata in loco, e anche lì uno scenario molto bello perché poi la forgia sbatte come un martello, sì, quindi è veramente un bello scenario, la fanno lì, la fanno. The suite davanti, esatto, agli occhi. Esatto, e poi ecco questa caratteristica anche, ripeto, del tema annuale che è particolare perché fa capire che un po' in ogni presepe il centro è tutto, cioè non esiste un centro specifico perché non è, ripeto, soltanto la Sacra Famiglia, ma ogni personaggio del presepe ha il suo valore come una comunità che si rappresenta. E l'ingresso gratuito, come immagino, insomma, ecco, e tutte le altre parti, anche questo tutti è un segnale. Tutti ingressi gratuiti, sì, diciamolo forte. È un segnale, ragazzi, questo è da dire, perché alla fine, ecco, diciamo, almeno quello di Grottammare si fonda sull'offerta che qualcuno vuole fare, esatto, per la moneta. E già è tanto anche questo da dire, perché gli organizzatori sono sensibili al fatto che durante le feste non si vuole gravare economicamente in più a chi vuole trascorrere un pomeriggio diverso, esatto, ma vuole appunto attraversare, insomma, alla fine queste belle iniziative, anche spendendo poco poco. Se non erro, e presso il presepe di Grottammare però ci sono dei punti ristoro. Sì, abbiamo durante il percorso anche delle piccole cose per confortarsi nel chilometro e mezzo, che alla fine comunque è una bella scarpinata. A parte gli scherzi, abbiamo un po' di pizza, un po' di vin brulè, insomma qualcosa che viene mano a mano somministrato, perché ad esempio vicino alla chiesa di Sant'Agostino c'è all'improvviso un accampamento romano dove si degusta vin brulè, perché alla fine ci si riconforta, esatto. In piazza Peretti, dopo il tempio, dopo insomma le altre scene, c'è anche insomma rappresentato il forno, il fornaio, che quindi sforna un po' di pizza bianca, un po' di caccia annanzi, che si mangia anche quella. Le curiosità sono tante da scoprire, perché ecco c'è il tempio, c'è lo scultore, c'è l'arrotino. La cosa più particolare è che vengono ricostruiti proprio gli strumenti d'epoca, quindi gli strumenti per fare le corde, il mulino, oltre agli animali che ovviamente invadono il Paese Alto in quei 3 giorni. La cosa bella è anche che lo stesso Paese Alto di Grottammare, che negli ultimi 20 anni è stato riqualificato, adesso è un piccolo gioiello ed è abitato, anche è vissuto anche dalle attività commerciali, insomma, che lo animano, vive il presepe come una festa, non come un ingombro, diciamo, per la città in quei giorni, tutt'altro. È stata forse la prima iniziativa che ha fatto capire che anche il vecchio incasato di Grottammare era uno spazio per grandi eventi, molto popolari, che aveva anche la forza di gestire migliaia di persone. Questa cosa poi si è ritrovata anche in altre iniziative, esatto, ha aperto infatti un fronte. L'estate. Sì, perché ha dato l'idea di uno scenario che può essere attraversato con delle iniziative che può essere il presepe, ma anche gli utenizi, e quindi con dei punti di ristoro enogastronomici, come può essere il Buskers Festival per i musicisti londinese. Insomma, un vecchio incasato da conoscere percorrendolo e vivendolo. Da vivere. Assolutamente. Soprattutto poi d'estate, quando è fisiologico andare verso la costa, e invece cercare di far risalire i turisti dalla costa verso il vecchio incasato, esatto, è davvero una grande, esatto, sfida, e sì, qui l'avete sono vinta. Vicinissimi naturalmente, però è proprio anche, sì, l'idea che i nostri territori non hanno soltanto mare da offrire, ma c'è tutto un entroterra di storia, di cultura, di racconti, di narrazioni, che è poi quello che i turisti di oggi cercano, perché il mare bello adesso si trova nelle mete esotiche dappertutto, quindi Qui noi abbiamo qualcosa in più. La concorrenza arriva a carattere mondiale, esatto, non è più solo a carattere nazionale. No, è bellissimo perché molti vanno in vacanza a Cupra Marittima, a Grottammare, poi però si fanno il tour degli outlet delle scarpe a Monte Granaro. Esatto. Esiste questa cosa che eh? Dovremmo farla anche noi ogni tanto, se si trova il tempo. Quindi l'idea del gemellaggio potrebbe essere anche un'idea. Fateli questi gemellaggi, li facciamo. Anche i cammelli, quando non fate il presepe voi, passatelo agli altri presepi, scusate, certo. Noi ce l'abbiamo con Monturano, ce l'abbiamo, diciamo, per il mercatino delle scarpe, quindi che ci ha patrocinato. Bene, poi li salutiamo, sì, gli amici Monturano, sì, perché sì, sono stati ospiti qua da noi per altre situazioni, quindi siamo veramente amici dei cittadini di Monteorano. E Cupra Marittima, che cosa c'è di nuovo quest'anno nella vostra edizione ennesima del quest'anno presente? Abbiamo rinnovato il diorama che riguarda le nozze di Cana, cioè le nozze di Cana è il primo miracolo di Gesù, l'inizio della vita pubblica di Nostro Signore,
e l'abbiamo rinnovata e rinfrescata, quindi il visitatore può vedere la differenza e la laboriosità di noi che ci impegniamo in questo percorso della vita di Gesù, della vita dei fatti salienti della vita di Gesù, questo percorso diciamo catechistico che arriva fino alla resurrezione. Bello, e la differenza fra un presepe e un altro è proprio questa, che voi fate presepe vivente, loro fanno questo presepe con queste statue in gesso molto molto belle, molto particolare. Sì, è suggestivo, è pieno di diciamo certe scene, perché questi sono diorami. Il diorama è una finestra, lo spettatore è al buio, una finestra spalancata in un paesaggio illuminato a giorno, ricco di particolari che ne rende più vera la scena. Ecco, che ne rende più vera la scena. Raccontaci, Alessandro. Questa è la cacciata del paradiso terrestre. Vedete, Adamo ed Eva che sono cacciati dall'argiolo, dal paradiso terrestre e ritornano sulla nuda terra. Perché Adamo ha fatto una cosa che non doveva fare. Ecco, poi questa cosa si è ripetuta negli anni. Sì. Ed è come le donne che ce l'hanno con gli uomini. Sì. No. E poi, ecco, l'Annunziata è come se... tra i rami di quell'albero ci fosse un serpente e fuori sì. campo si sentisse la voce del Signore che dice: e a te una donna schiaccerà il capo. E quella donna è Maria che con il suo sì schiacciò il capo al male. Ecco. Alla fine del percorso c'è la resurrezione, se potessimo vedere sì. la scena ultima. Piano piano le altre scene, l'ultima scena, i nostri amici di regia adesso la preparano. E sì. La particolarità, spieghiamola Alessandro, è vero che c'è il gesso, ma è vero anche che usufruite di altri materiali, no? Tipo gli alberi. Gesso, gli alberi come vengono fatti? In piombo, sono gli alberi verdi, le piante sempre verdi sono in piombo su fusto di terracotta e sono fatte in Spagna. Invece gli altri alberi, alcuni sono in gesso lavorato da noi, altri sono arbusti come per esempio radici secche di rosmarino, ma ecco lavorate e messe lì appositamente in questa miniaturistica presepistica. Quanto tempo dedicate al vostro presepe? Perché poi voi noi dedichiamo ogni anno... il sabato notte e la domenica mattina di novembre. Novembre e dicembre, ecco. Eccola qui. L'8 e il 10 della cacciata. Ecco come si può vedere, ecco, l'angelo dice alle pie donne che entrano nella grotta, siamo in primo piano con loro, l'angelo dice a loro e a noi, perché cercate tra i morti colui che è vivo e risorto, non è più qui, ed ora vedete in lontananza le croci sono vuote. Sì. Gesù è risorto, nella tomba non c'è, sulla croce non c'è, e quindi è il nuovo Adamo, il nostro Redentore. Ecco, mamma mia, da brividi, io ve lo dico, brividi perché... Quando io faccio il Cicerone e spiego queste cose, questo percorso diciamo è talmente catechistico che alla fine magari una signora o un signore mi dice: scusi, ma lei è il parroco di qui? Perché vi ricordiamo che siamo in una chiesa, la chiesa dell'Annunziata. Sì. Dico no, mo sto studiando, ma... Sto studiando, sto prendendo... questo è un aneddoto, diciamo. Sto facendo il percorso per diventare padre. E ogni anno rifacciamo una scena tra le più antiche e le più vecchie, perché ricordo che è un presepe che quest'anno celebra il 39esimo sì. Anno di allestimento e i miei amici, i miei soci sono tutti molto più giovani di me. Ecco, io sono abbassiamo il senior la, e mi danno la possibilità media, di spiegare. Alessandro, abbassiamo la media? Sì, sì, loro abbassano la media. Va bene, va bene. Se vuoi li salutiamo, li possiamo nominare questi sì, soci? Sì, senz'altro. Sono Paolo Vita e... bancario, Alfio Polidori, rappresentante articoli casalinghi, Gianni Lanciotti, odontotecnico, Vincenzo Perozzi, informatico. Ecco, vedi. Ma Vincenzo si arrabbierà perché e non io, veniva io, in mente. Ingegnere meccanico, ruspe e cemento, che però sono dedicato, per la mia sensibilità, sono portato al circuito storico culturale, turistico, religioso. Bene, bene, ci vuole un po' tutto, ma è vero che poi mettere insieme più persone è anche importante, come diceva Angela, è vero qui c'è un odontotecnico, c'è un perito, c'è un informatico, però è vero è pure che un gruppetto che poi... di volontari, ecco, la visita è gratuita, è libera e l'offerta pure è libera e spontanea. Bene, allora ricordiamo i giorni, a partire dal 25 dicembre dal 25, alle tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18 fino al 31 gennaio. Quindi insomma l'appuntamento con Cupra Marittimo, ma lo abbiamo sviluppato poi per Pasqua, bene. Poi a Pasqua, la settimana di Pasqua. Poi a Pasqua, va bene.
Allora, se c'è qualcosa da aggiungere per Grottamare, io la farei aggiungere. Abbiamo altro contemporaneamente al presepe durante questi giorni di festa a Grottamare da ricordare? Abbiamo, per esempio, del 26 il gran concerto della Corale Sesto Quinto nella chiesa centrale della città, nella chiesa di San Pio, tantissimi elementi, circa 30, gli strumenti, insomma un gran concerto di Natale che segna un po', ecco, ufficialmente l'apice della festa grottamarese. Parliamo di sera. Di sera, sì. Sul presepe aggiungerei semplicemente più correttamente le date, quindi il 26, il primo, il 6 gennaio, l'inizio alle 4:30, l'accesso è nella parte alta, insomma vicino al parcheggio più grande del paese alto. La cosa curiosa di quest'anno è che chi entrerà al presepe avrà occasione anche di sfiorare gli scavi che recentemente sono emersi al paese alto di Grottamare, perché riqualificando, creando anzi da nuovo una piazza, sottraendo diciamo quello spazio all'asfalto e alle macchine, restituendo ai cittadini attraverso una nuova piazza, abbiamo scovato l'accesso del vecchio incasato, abbiamo riscoperto le antiche fondamenta di Porta Maggiore, che era la porta d'accesso della città, e quindi si entrerà oggettivamente dalla porta cittadina al presepe quest'anno. Bello! Insomma, io non so se siete mai stati al presepe di Napoli, il classico Napoli, sì. Spacca Napoli, presepi sì. Famosissimi, e lì c'è una Napoli sotterranea, sì, che ne sappiamo se un giorno non spunta fuori anche una Grottamare sotterranea. Ah, noi l'abbiamo già cercata, nel senso, no, gli scherzi, non nel picco, però adesso andremo in pubblicazione, sottrago proprio un secondo, con gli Ipogei di Grottamare, che è una pubblicazione che abbiamo fatto insieme al CAI di Fermo, che hanno indagato 13 percorsi cunicoli ipogei, insomma, a Grottamare. La maggior parte di questi sono ovviamente delle strutture per la gestione delle acque, quindi di approvvigionamento e di smaltimento, ma sono circa 850 metri scavati sottoterra, 13 cunicoli con accessi diversi, sono fotografati, documentati con delle mappe, e tra circa un paio di settimane presenteremo il volume, il 15 gennaio se non sbaglio. Quindi chi è curioso di questo aspetto delle città segrete, sono ovviamente testi particolari perché danno informazioni geologiche, speleologiche, molto specifiche in alcuni casi, sì, ma in altri casi anche danno informazioni storiche su qual era l'origine di quel tipo di percorso, di quella funzione. Quindi una bella pubblicazione che insomma distribuiremo gratuitamente a chi verrà la presentazione, quindi chi vuole va bene, va bene, poi magari non so, vediamo di poterne riparlare, come perché no, sì, ho insomma in bolle in pentola un'altra puntata di Mega J, magari con le presentazioni di alcuni libri, perché vedo che nei nostri territori di libri ne vengono scritti parecchi, davvero, nella provincia di Ascoli, Teramo, Fermo, Macerata, qui c'è un pullulare di scrittori. Chi per quanto riguarda la cucina, chi per quanto riguarda l'alimentazione, chi i romanzi, e in questo caso entriamo in un altro, esatto, un altro tema che è quello della ricerca. Va bene, Cupra Marittima, aggiungiamo qualcosa, perché io so che voi dovete andare via, quindi sì, che fa Cupra Marittima in questo periodo? Con Marano, oggi Castello in Colle Alto di Cupra Marittima, è un borgo abbarbicato sulla roccia antica e si raggiunge a piedi, generalmente a piedi oppure con la macchina, facendo un percorso molto più lungo. È un museo diffuso, diciamo, perché anticamente Marano ha fatto comune fino al 1862, prima di spostare la sede del comune e della chiesa di San Basso, protettore San Basso, nella Cupra Marittima Bassa, ecco, nella Cupra Marittima Marinara. Sì, sì, quindi c'è anche questo da vedere. È un paese turistico, ecco, siamo lì vicini a Grottamare, siamo cugini di grottamaresi. Esatto, va bene così, la collaborazione sta alla base. Noi siamo un centro storico, culturale, anche archeologico, i visitatori d'estate vorrebbero tanto visitarlo, ma oggi con la penuria di moneta non c'è un centesimo e non possiamo attrezzare tutti i nostri luoghi archeologici come dovrebbero, però speriamo bene per il futuro. Dai, lo facciamo magari anche con l'aiuto di privati che magari vogliono impegnarsi per questo progetto. Sì. Forse se glielo facessimo sapere, probabilmente si adopererebbero per interagire. Senz'altro, attraverso Super J. Che iniziativa c'è, Enrico? La possibilità, insomma, per diciamo i privati che vogliono investire possono avere una detassazione sugli investimenti fatti sulla cultura. Ecco, con dei progetti sapere. Concordati con i comuni, quindi va detto anche commercialisti, perché facendo cultura in sostanza si risparmia, cioè si pagano meno tasse. Si pagano meno tasse? Ma sì. Non c'è la detassazione totale? No, diciamo totale no, però si paga già tanto meno tasse. Mi aspettavo una detassazione totale, va bene.
Io credo che a questo punto ci siamo detti un pochino tutto, so che dovete scappare. Noi ringraziamo i telespettatori, grazie. Un carissimo saluto e un augurio per un buon Natale, un felice anno nuovo. Speriamo a tutti. Davvero sia un ottimo. Vi aspettiamo a Cupra, a Marano in Colle Alto per visitare il nostro presepe. Grazie ad Alessandro Sarrocchi per Cupra Marittima. C'è uno spot anche per Grotta a Mare, Enrico? Venite a Grotta a Mare, appena venirci tutto l'anno. E andate anche nelle città amiche, insomma, grazie. Perché poi potremmo anche ragionare l'anno prossimo, se volete, in un brand che è le città dei presepi. Certo. Insomma, alla fine ce ne sono così tanti di vicini. Un bel quindi per viaggio quale itinerante, no? Un bel sito congiunto. Io ci pensavo prima di entrare, sì. Poi l'aveva detto, quindi. Sì, 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 sì. Si potrebbe fare. Noi Grotta a Mare ci siamo, bello. Insomma. Bello. Anche noi. Nascono delle cose veramente molto belle qui a Mega J, grazie ad Enrico Piergallini, sindaco di Grotta a Mare. Noi ci fermiamo fra poco, torniamo ancora insieme, restate lì. Durante il break pubblicitario, insomma, i nostri amici di Grotta a Mare e Cupra Marittima hanno lasciato lo studio, giustamente come da accordi, però torniamo con il nostro Mega J questa sera a parlare di eventi natalizi, di tradizione, di presepi, di appuntamenti per quanto riguarda i giorni che viviamo, i giorni della festa, della natività, di Gesù che torna in mezzo a noi e tante volte lo facciamo tornare in mezzo a noi anche grazie ai vostri eventi, perché sì. Mettete insieme la famiglia, insegnate qualcosa di bello ai bambini che ancora devono formarsi, devono capire effettivamente come sono andate le cose e devono insieme ai grandi imparare tutto quello che c'è dietro la natività e tutto quello che c'è dietro il Natale, perché per loro se no risulterebbe soltanto una festa prettamente consumistica e commerciale, quindi lungi da noi far passare questa idea. È vero, è bella la festa dell'albero, è bello ritrovarsi a cena, è bello poter fare una preghiera di fronte a un pasto che a noi sicuramente non manca, però è bello anche far vedere a questi nostri bambini effettivamente il significato di questa festa. E questa sera insieme a voi voglio parlarne perché insieme a Giulianova, insieme a Montegranaro e approfondiamo ancora bene questo argomento dedicato al presepe, ma dedicato anche agli eventi che avete organizzato. Angela, per Giulianova, che avete organizzato oltre al presepe, c'è qualcos'altro che dobbiamo sì, sapere? Lì il comune ha organizzato, ha messo insieme le varie associazioni e ciò che loro offrivano, per esempio ci sarà un concerto natalizio, ci saranno dei momenti insieme ai bambini perché hanno, con le scuole hanno addobbato gli alberi della città, poi ci saranno anche altri, il concerto di Capodanno. Adesso scorrendo un attimo a memoria così, a memoria. Ecco, e anche sicuramente altri eventi fino al 6 gennaio. Dicevi bene tu nel presentarci, è vero, il presepe vuole essere proprio questo, un ritorno alla cultura vera, alla nostra cultura, però non in modo come di egocentrico, io valgo, ma proprio per entrare in relazione con gli altri, perché la cultura ha questa funzione, no? Questa funzione di entrare in relazione con l'altro, ed è la nostra cultura, è la cultura proprio come di aperta, perché l'Italia è così, no? L'abbiamo visto in questi anni, no? Questa apertura che ci fa accogliere anche gli emigranti. Tantissimi, no? E mi sembrava che come un attimo di riflessione fosse proprio questo, se noi torniamo alla nostra radice, no? Che è il cristianesimo, che è Gesù, siamo più disposti anche ad accogliere, a vivere anche meglio, no? Questi sì, eventi, questi sì. Momenti così particolari che la congiuntura storica ci porta a vivere. Effettivamente il no? Problema dell'accoglienza sta proprio nel fatto di non voler accettare, allora si vive male. Sì. I tempi cambiano, l'accoglienza sì. Fa parte sì. del nostro essere, sì. Brava, non ci apparteniamo l'uno con l'altro, non c'è un'idea di possesso e quindi se è il momento dell'accoglienza, che venga fatta, certo. Ma nella maniera più serena possibile. Certo. Quindi così. Scatta l'accettazione anche grazie a questi progetti. Proprio così. Noi vediamo che anche il vivere il presepe da alcuni anni a sta parte, almeno dall'esperienza che io porto, che ricordo, il fatto anche di accogliere l'esperienza di un altro, l'esempio di un altro. Mi ricordo qualche anno fa l'ex nostro sindaco, il signor Ruffini, che adesso è in regione, ci fece capire che alcuni passaggi del nostro presepe lui non li aveva conosciuti, non li conosceva, e ci propose: perché non mettete un lettore che ci spiega un po' questa scena? Perché
ci fa bene sapere queste cose. Ci no? fa bene, è una ci bellissima fa bene, cosa. Sì. Allora, vediamo insieme lo spot che avete realizzato voi, amici di Giulianova, per il vostro presepe vivente 2015. Guardiamolo. Presepe vivente di Giulianova, l'abbiamo visto nello spot, uno spot incisivo fatto di immagini e frasi scritte, è tutto molto forte, la frase di Papa Francesco, le frasi di Sant'Agostino, che è stato un pochino il pioniere di tanti che poi l'hanno seguito e per tutte le altre arti, vabbè, insomma la storia di Sant'Agostino poi è così bella e così lunga, però avete scelto uno spot così forte ma anche così lungo, quasi tre minuti. Sì. Perché ecco, il presepe vivente di Giulianova vuole essere anche un'opportunità di crescita, di formazione e di crescita. All'ingresso noi durante il percorso non abbiamo stazioni, momenti di fermo in cui una persona può magari rifocillarsi un po'. All'ingresso noi diamo di tè perché un po' di tè, perché l'ingresso a volte è molto lungo, a volte passa un'oretta. Però prepariamo ecco, le persone a questo percorso per ascoltare ed entrare dentro questo cammino. Ecco perché parlavamo di gioia. Dobbiamo fare gli attori, perché il presepe vivente, oltre ai figuranti, anche degli attori. Gli attori e i figuranti devono invitare il pubblico ad entrare in questo clima di fraternità, di gioia, di pace. Certo, no? Certo. Ecco, perché è il messaggio di Gesù è questo, ma non è un messaggio staccato dalla vita, è il messaggio che ti deve coinvolgere. Cerchiamo nel nostro piccolo di fare così. Allora, volevo sapere come si sviluppa il presepe vivente dalle vostre parti a Giulianova. Sì. Ci sono dunque attori che... Attori, sì. Allora, c'è l'ingresso, parlano. Un ingresso, sì. Poi c'è un traghettatore che porta il gruppo di persone, 30 persone circa, da una scena all'altra.
Le scene sono preparate e accurate, come dicevo prima, con un lettore che presenta la scena e una breve riflessione. E poi si passa alla scena successiva con questo traghettatore, fino ad arrivare alla scena che è della nascita. Ecco. Ecco, quindi è come tu lo scorso anno io dicevo, faremo un percorso interiore, no? Ripercorrendo questo raggiungiamo quello che per noi può essere la felicità, come quest'anno abbiamo detto, che è la gioia, che è Gesù. Bene, ecco. E chi vuole rinunciare alla gioia? Ecco. Caro Mauro, invece dalle tue parti a Montegranaro, come si sviluppa il presepe? Si entra e sì. Poi si vive, si vivono le immagini, le scene, c'è qualcuno che parla e interagisce? No, la scena è solo figurata, quindi c'è un percorso obbligato di circa 1,5 km, dove si sviluppano queste 61 scene, naturalmente l'ingresso dove c'è la scena, la prima è una grande scena dove c'è la corte di Erode con la scena dei lottatori, sia lotta greco-romana, sia lotta con le spade. Ah, c'è qualcuno che fa lotta? Sì. Poi c'è anche un bel gruppo che si chiama Compagnia Forte Braccio Peregrensi, perché Peregra è l'antico nome di Montegranaro, e loro fanno proprio scene storiche, proprio combattimenti con le spade, fanno il raduno di Montelago, quindi sono molto forti. E abbiamo messo insieme tutti, noi, tutto volontariato anche noi, bene, quindi tutto gratis. Quindi è. E fino alla fine, che è la scena della Natività, che quest'anno c'è una chicca, perché l'apertura la farà la banda musicale Mero Ruggero, che sono i nostri piccoli ragazzi delle scuole che hanno messo su da qualche anno questa banda, e quindi faranno l'apertura ufficiale il 26. Che non va in contrasto con loro, perché loro lo fanno, ho visto, dalle 18 alle 22, noi lo facciamo dalle 21 all'1, quindi lo facciamo dopo cena, quindi si può passare prima a Giulianova e poi venire a Montegranaro. Tanto voglio dire, autostrada, arrivi che non capisci. Perfetto, c'è l'apertura, noi abbiamo una grossa struttura a Montegranaro, detta, soprannominata Palazzaccio, perché è una delle cose più brutte che sia stata mai costruita negli anni 60, ma dico la verità, e quindi noi vogliamo un attimino riprendere questa struttura dove facciamo il videomapping. Non so se hai idea quello che è stato fatto a San Pietro con le colombe, con Papa Francesco. Noi ricostruiamo un po' la storia di Montegranaro su questa, il videomapping non è una semplice proiezione, è proprio la ricostruzione proprio tecnica di tutto il palazzo, con un gioco di luci e ombre, e quindi lì andiamo a proiettare le cose partendo da San Serafino, che è il santo patrono nato a Montegranaro, il santo anche di Ascoli Piceno, che è frate cappuccino, quindi San Serafino, cripta di Sant'Ugo, le scarpe, la pallacanestro, due persone che sono per noi famose, viventi, che uno è Francesco di Rosa, che è il primo boy, prima alla Scala di Milano, poi primo boy a Santa Cecilia di Roma, poi abbiamo il professor Vincenzo Valentini, che è il primario di radioterapia del Gemelli, ecco qui lo sponsor del Gemelli, il patrocinio, non lo sponsor, che è gratuito, e lui è il referente mondiale della radioterapia, è di Montegranaro, quindi per noi, anche se tocca dei temi molto delicati, però è un'eccellenza. E poi abbiamo anche la figura di Gismondi, che era il corridore gregario di Fausto Coppi, quindi tutte queste cose. Poi diciamo che oltre a tutto questo c'è di più, c'è il famoso terzo settore, c'è la solidarietà, ci sono le associazioni, e da questa unione, e questa è la sfida più grande che noi siamo riusciti in questi 3 anni a vincere, perché all'inizio c'erano associazioni che neanche si parlavano, magari non lavoravano mai insieme, invece oggi siamo riusciti a farle lavorare braccio a braccio. Poi non è facile, però hanno un coordinatore. Infatti, come si fa a mettere insieme tante teste, tante idee, tante voglie? Si mettono insieme perché è giusto che ognuno dica la sua quando si decide. Poi, una volta deciso, bisogna che ognuno fa la sua strada, nel senso che non ti devi mai intromettere in quello che fa quell'altro, ognuno segue il proprio percorso, quindi dritti fino alla meta. Non è facile, lo so, perché ogni tanto c'è qualcuno che va un po' fuori strada, però li riportiamo. Però il fatto che 5, 17, 35 siamo cresciuti, quindi probabilmente è anche un po' la formula giusta per andare avanti. Esatto. Poi, e la domenica, che è il pomeriggio, si prevede quest'anno, fortunatamente, a differenza dell'anno scorso, una giornata molto più calda, abbiamo messo a disposizione un trenino per i bambini, che porterà i bambini al presepe vivente, quindi raccoglie in giro per tutto il percorso. Una sorta di trenino navetta. Sì, c'è il bus navetta per i grandi, il trenino proprio per i bambini, che non è allestito con Babbo Natale ma con il presepe vivente, e quindi prende questi bambini, sempre tutto gratuitamente, perché come abbiamo detto prima il comune denominatore è che non si deve pagare niente in questo momento qui di crisi per le famiglie italiane, e poi si sviluppa tutto questo, il percorso, fino alla Natività. Lo vogliamo vedere lo spot del presepe di Montegranaro? Poi ti do la chicca. E poi ci dà la chicca. Guardiamo
insieme a questo spot. Ascolta Mauro. Ogni volta che guardo le immagini mi accorgo che c'è un particolare che va migliorato. C'è un particolare che non va bene. Qui c'è sempre la perfezione, sì, che viene inseguita, no? Dicevo, sì, quando mi raccontavi del 26 dicembre dalle, sì, 18 alle 22 per Giulianova e voi dalle 21 all'una di notte, beh, si può fare anche il 26 da una parte e il 27 dall'altra. Assolutamente, sì, assolutamente sì. Cioè gli amici di Giulianova il 27 prendono e vengono a Montegranaro. Certo, si assolutamente. Può fare? Come no, come no, sono nostri ospiti. Allora, che cosa è questa chicca che tanto ci hai... No, la chicca è, al di là che non è una cosa scenica, è una cosa grande, però è una piccola cosa, come dicevamo prima Angela, è quella di dare un senso al presepe vivente. Noi abbiamo voluto coinvolgere le scuole quest'anno, proprio una fase di preparazione al clima natalizio e al clima del presepe. E abbiamo fatto due momenti. Uno è stato fatto con Giovanni Martinelli, che è presidente dell'Associazione di Evocazioni Storiche, e fra Fabio Maria Furiasse, che è un frate cappuccino, quindi siamo partiti dalla figura di San Francesco e siamo partiti dal presepe. Quindi ha spiegato proprio un incontro con le associazioni, ha spiegato il valore del presepe, i vari presepi che si sono succeduti, perché poi il presepe vero e proprio oggi... Ha fatto Francesco il primo presepe. Esatto, siccome è stato il primo, San Francesco ha fatto il primo presepe, e poi tutte le evoluzioni che ci sono state nel tempo, anche con i mestieri che magari oggi vediamo la castagnara nel presepio, che all'epoca, sì, magari non c'era, oppure quello che lavora il grano turco, che non c'è, però... Scusate, sono tutti... c'era il pizzaiolo, io vedo i personaggi che infornano la pizza. A Giulianova noi l'abbiamo tolte queste. Io mi ringrazio. Per ricostruire il presepe di circa 2000 anni fa. Se vogliamo fare fa. Le cose più... adesso possibili all'epoca, insomma, certo, non c'è pizzeria, ho letto i pupazzetti che si muovono in modo meccanico. No, pizzeria no, no, queste cose no, diciamo che quello che possiamo lo togliamo tutto. Ci sono molti calzolai, essendo Montegranaro, sì, quindi abbiamo sono? Tre scene di calzolai, però si facevano i fabbrici, sta tutto. L'altra cosa invece con le scuole, che a noi piace molto, che secondo noi è riuscita bene, è un'attività che abbiamo fatto, è un progetto che è stato intitolato La mia stella per Gesù, e abbiamo consegnato 500 stelle di polistirolo alle scuole, a tutti i bambini delle scuole elementari, e 2000 stelle alle famiglie davanti alle chiese, questo con la collaborazione del parroco, certo, e della direzione didattica all'ISCA di Montegranaro. Uh-huh. E questi bambini dovevano colorarle e addobbarle non da soli ma con le famiglie, proprio per creare un momento sinergico di condivisione tra il bambino e la famiglia, possibilmente con la televisione spenta, questo che abbiamo raccomandato noi, perché poi fare la stella a guardare la televisione però mezz'ora, solo mezz'ora per fare la stella. E sono ritornate indietro alla nostra mail circa 300 foto, quindi 275 stelle abbiamo giudicato, ne hanno vinte due, che una è proprio sul naturale, eccola qua, io la faccio vedere, sì, dove, dai, falla vedere a favore bravissimo. Di telecamera. Bravissimo, Mauro è uno che... No, qui dietro di me, perfetto, sì, resta così. Questa è una delle stelle, eccola, guarda che bella, con i pupazzetti a rilievo. Sì, 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 proprio con i pupazzetti a rilievo. Questa è le pecorelle stata sono fatta da Giovanni, un bambino della terza F Scuola Santa Maria Elementare. Sì. Poi tolgo questa un attimino. Sì, sì. Questa è stata fatta invece da una bambina, insieme alla famiglia, e si nota. Si vede poco, purtroppo, perché purtroppo è un po' scura, sì, scura. Ma qui è raffigurata praticamente tutta la scena della Natività e i re magi che vanno invece verso la Natività e verso Gesù con, sì, i propri cammelli. Allora, questi sono i re magi. Sì.
Sì, è la stampa un po' scura. È una stampa un po' scura, qui invece c'è la natività. E questa è la piccola Ginevra, prima elementare, che si è fatta aiutare dalla famiglia e dallo zio, ha fatto un buon lavoro. Molti hanno detto, ma sai, magari è una stella che un bambino di prima elementare, però lo scopo era quello di farlo con la famiglia, non era quello di farlo Fare in solitudine. In solitudine, esatto. Quindi poi noi abbiamo dato un premio che non era assolutamente... Ah, il parroco è stato il presidente della commissione, Don Sandro Salvucci, che saluto perché c'è stato molto, molto dietro e ha lavorato molto insieme a noi e ha giudicato queste stelle. Il presidente non ha votato perché conosceva i nomi delle stelle, chi le aveva mandate, quindi tutto in forma anonima. Per carità. Assolutamente. E siamo andati nelle scuole a consegnare questi due premi, che erano premi assolutamente naturali, quindi non questi giochi elettronici di oggi o tablet o chissà. Abbiamo preso dei colori a pastello, dei colori a tempera e degli album da disegno, e i due bambini sono diventati soci onorari dell'ente Presepe, quindi è stata un'iniziativa molto, molto bella. Ecco, perfetto, insomma... Monte Granaro, work in progress. Sì, molto, non possiamo stare fermi. Esatto, e abbiamo un minuto e mezzo. Una domanda ve la voglio fare. Ricambio generazionale nell'organizzazione c'è? Da noi sì, ecco. Sì, piano piano. È un qualcosa che avviene lentamente, ma c'è. Non è semplice perché a volte i giovani non sempre vogliono coinvolgersi. Comunque io ho i contatti anche con le scuole di Giulianova e quindi ogni anno incontro, visito, invito, ecco. Come anche l'amministrazione comunale, a volte molti, e il sindaco qualche anno fa ha fatto un figurà, ha fatto parte, ecco, del presepe, anche altre persone, anche altre associazioni. Certo. Che figura ha fatto il sindaco? Che ruolo aveva giocato? Da noi aveva giocato. Un remaggio, sì. Anche il vice sindaco, un periodo si sono coinvolti, bene, molto bello. Ed è questo. Un ottimo esempio da dare, no? Sì, perché chiaramente non puoi pretendere se poi non sei il primo a metterti le vesti. Monte Granaro, il ricambio generazionale nell'organizzazione? Ma noi siamo molto abbastanza, io relativamente giovane, ho 42 anni, e abbiamo quest'anno un gruppo di ragazzi che sono entrati tutti i 16 anni, quindi una ventina di ragazzi, sono nuovi, poi abbiamo tutti i ragazzi di Scout, Azione Cattolica, quindi i gruppi cattolici li abbiamo tutti. E quindi la voglia c'è? Sì, la voglia c'è, poi penso che la media sia sui 30-35 anni come organizzatori, bene, come figuranti. Poi... No, dicevo, l'importante è il ricambio generazionale, sì, perché questi ragazzi devono spesso e volentieri spegnere la televisione, lasciare i tablet, i cellulari, per venire in gruppo a fare dell'altro, così. Il bene della collettività. Certo. Il tempo, the time is out, si può dire, time out, al basket si fa time out? si fa, si può fare, due per ogni tempo. Ecco. Allora, per noi inizia il terzo tempo, che è quello mangereccio a questo punto, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, Mega J chiude i battenti per questo 23 dicembre, però... Mi auguro davvero siate stati bene a parlare di questi progetti così belli e quindi in bocca al lupo per tutto quello che succederà nell'arco di qualche giorno. Perché abbiamo di dire grazie anche a questa emittente che ci ha dato l'opportunità di veicolare questo messaggio. Grazie a ciascuno di voi, veramente grazie e auguri a ciascuno. Grazie a voi per aver accettato il mio invito, ci tenevo tantissimo. Mauro Lucentini, Monte Granaro, grazie. Grazie a te. Grazie Angela Di Stefano per Giulianova. Grazie a voi. Grazie, mi raccomando, fate cose buone. Ci vediamo ai presepi che avete organizzato. Io saluto gli amici a casa che chiaramente in questo momento staranno vivendo, mi auguro, la magia e il calore della famiglia. Domani sera, insomma, tra una sforchettata e un'altra, mentre mangerete il cenone della vigilia di Natale, accendete Super J. Noi vi terremo compagnia ancora con il solito tema, questo dedicato alle tradizioni natalizie, ai presepi viventi e ad altre realtà. Grazie a tutti.